Un'arpa era appesa sopra il letto di David e nell'ora buia della sventura un vento si levava dal nord a soffiarvi e le sue corde vibravano gemendo. Il vento del nord di cui parlano i maestri nel Talmud si era levato e già passava soffiando sulla leggendaria arpa di David e le corde vibravano gemendo per annunciare la sventura. Ma gli ebrei che vivevano a Trento ancora non sapevano e non avevano timore di nulla. Un bambino di nome Simone, 28 mesi la sua età, scompare a Trento la sera del 23 marzo 1475, giovedì santo per i cristiani. Il giorno di Pasqua, il suo corpo senza vita viene ritrovato in una roggia nei pressi della casa di Samuele, esponente della comunità ebraica locale. In un clima di diffuso antigiudaismo, alimentato anche dalle deliranti prediche del frate francescano Bernardino da Feltre, il principe vescovo Johannes Hinderbach giunge immediatamente a dichiarare la locale comunità ebraica colpevole, sostenendo con veemenza che il bimbo è stato vittima di un omicidio rituale, rito attraverso il quale gli ebrei avrebbero raccolto, secondo una credenza leggenda a dir poco folle e malsana, il sangue della piccola vittima, con scopi magici e religiosi. Un esempio diffuso era infatti l'utilizzo del sangue per impastare il pane azzimo per la Pasqua ebraica. Gli ebrei, subito ritenuti responsabili del rapimento e dell'omicidio del bambino, vengono incarcerati, processati, e sulla base di confessioni estorte con le peggiori torture immaginabili, condannati a morte. Un lugubre ritornello, Sinatis me, riecheggia muto dalle pagine che costituiscono gli atti del processo di Trento. Sinatis me, deponatis me, cui adicam veritatem. Lasciatemi, deponetemi, e dirò la verità. Quando le torture diventavano insostenibili, quante volte gli ebrei di Trento vi erano ricorsi promettendo che avrebbero parlato o anche soltanto per avere qualche attimo di tregua al supplizio. Sfogliando queste pagine antiche di 5 secoli, delicatamente perché si ha quasi il timore che si debbano polverizzare, non ci si può sottrarre a un'onda di emozione. E anche se ci si fa forza, pensando che chi scrive non deve lasciarsi influenzare o suggestionare da nulla e da nessuno, tutto questo viene meno a un tratto. E si ha quasi l'impressione di toccare e frugare in ferite antiche, ma ancora aperte, fresche. Si ha la sensazione del sangue che scorre, questo sangue che è il protagonista occulto di questa storia. E dentro, nell'anima, si sente come un brivido profondo l'eco di questa supplica, o invocazione, o sospiro, o rantolo. Come deve essere stata ripetuta di volta in volta sull'estremo limite della sopportazione umana. Deponetemi, lasciatemi, fatemi morire. Deponetemi, lasciatemi, fatemi morire. Il piccolo Simone diventa immediatamente martire, culto diffuso, grazie anche all'impegno personale, del principe vescovo di Trento, Johannes Hinderbach, che riesce a imporre questo mito come archetipo di tutti i presunti omicidi rituali dei secoli successivi. Il 28 ottobre 1965 la Chiesa Cattolica decide la soppressione del culto del Simonino, la rimozione della salma dalla Chiesa di San Pietro e l'abolizione della processione per le vie di Trento. Ancora oggigiorno, svariate associazioni appartenenti al mondo cattolico più tradizionalista chiedono a gran voce il ripristino del falso mito del Simonino. Thank you.
nei momenti di crisi, di difficoltà, quando emergono come dire, conflittualità dentro il corpo sociale, anche dettate da cause esterne, come in questo caso la pandemia o la crisi economica, spesso ci si impunta nella ricerca di un nemico per forza. Bisogna trovare sempre qualcuno a cui addossare la colpa. Non è una cosa nuova. L'abbiamo fatto nel 1300 con la peste nera, lo facciamo oggi con il Covid, no? Con la crisi economica, immaginando che la responsabilità sia dell'ebreo Soros, per esempio. Cioè immaginando che ci sia sempre dietro comunque un complotto, un nemico, qualcuno a cui addossare le responsabilità. Fu una vicenda che venne descritta ancora con i protocolli dei savi anziani di Sion alla fine dell'Ottocento dall'Ucrania zarista, quindi nulla di nuovo. Ecco. Direi che siamo in quel clima e i rigurgiti di antisemitismo che vediamo crescere in maniera esponenziale, soprattutto nella parte latina dell'Europa, ancor più che in quella anglosassone, ci lasciano veramente preoccupati e perplessi se pensiamo che buona parte, per esempio, degli ebrei francesi stanno facendo aliyah, stanno ritornando in Israele, hanno paura di vivere in Francia. La stessa cosa avviene in Italia, qualcuno comincia a essere fortemente preoccupato. Abbiamo visto esibire sulle magliette delle squadre di calcio il volto di Anna Frank come derisione dell'avversario. Ultimamente abbiamo visto anche qualche idiota sfilare con le divise dei deportati di Auschwitz per combattere il Green Pass, è una cosa che lascia veramente, francamente, senza parole. Così come lascia senza parole una certa difficoltà di reazione. In genere io sono un anticomplottista, non credo che ci siano grandi vecchi o grandi complotti. Credo che ci siano grandi imbecilli, questo sicuramente sì. Da questo a dire che sotto ci sia un complotto universale, ho qualche dubbio. Sicuramente la politica ci marcia, una certa politica, in Italia come in Germania, come in Francia, come in genere in Europa, penso all'Olanda, penso alla Danimarca, penso a queste realtà, sicuramente c'è una politica che ci marcia su queste cose, che ne approfitta, che ragiona, che stimola e spinge all'invenzione del nemico e all'invenzione del colpevole. Ma questo, ripeto, non è cosa nuova, l'abbiamo già vista nella Germania di Weimar, per esempio, che fu preludio poi alla Germania di Hitler. Non sono un esperto di cose della Chiesa Tridentina. Indubitabilmente, come tutte le organizzazioni umane, vivrà di correnti, vivrà di punti di vista diversi. Ne abbiamo avuto una riprova con la recente polemica attorno alla mostra e all'abbandono della direttrice Primerano. Anche qui si è cercato un colpevole dove forse le cause erano altre, ma transeat, non è questo il problema. Se mi domandi del Trentino, io credo che in Trentino non ci sia un antisemitismo diffuso. Non c'era nemmeno negli anni in cui Roger, sul insegnamento del padre Eckhart, volle procedere alla decolonizzazione del Beato Simone. Non c'era nemmeno allora. Tutte le cronache parlano di un culto, per esempio, che era più legato ad una pietas per un bambino morto, più che ad un atto di antisemitismo vero e proprio. D'altronde, anche durante il fascismo, qui non ci fu un eccesso di antisemitismo. Gli antisemiti trentini li contiamo tutto sommato sulle punte delle dita, Salvotti, Sottochiesa, qualcun altro. In realtà c'erano pochi ebrei, quindi c'era poco antisemitismo anche per questo. Gli ebrei dal 1475 mancano a Trento, o nel Trentino in genere, ma soprattutto a Trento, terra maledetta per la Cheren che fu emanata in allora e che venne poi tolta qualche anno fa. Il problema proprio dell'assenza di una comunità ebraica determina anche una carenza di antisemitismo. Non so come sarebbero state le cose se ci fosse stata una solida comunità ebraica radicata per secoli in questa città, non so come sarebbero state le cose, però questa è pur vero la città del concilio e quindi della controriforma, ma è anche una città che ha sempre espresso un grado di laicità e di tolleranza che secondo me non va sottovalutato. Ci fu un tentativo di ripristino del culto del Beato Simone, lo dico appunto in questa formula perché era quella usata da allora da queste persone, da parte di un gruppo che faceva riferimento astrattamente al movimento lefevriano, ma che faceva riferimento ad un parroco, credo, di origini polacche, dove l'antisemitismo ha lasciato tracce piuttosto abbondanti di sé, e però venivano dal Veneto, era un'altra condizione, venivano da un'altra terra di tracce della memorialistica sull'omicidio rituale,
Porto Buffolè, il piccolo André. Abbiamo tutta una serie di ricordi anche lì, abbastanza vivi. Ecco, quello fu il caso. Poi probabilmente ci sono ancora, c'è ancora qualcuno che invoca, crede, spera. Beh, insomma, siamo anche poi in democrazia e la tolleranza vuol dire anche consentire a questi di credere quello che vogliono. Farlo diventare un culto, questo no. Questo no. La storia si incarica sempre di essere ironica in sé. Noi siamo qui davanti alla chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo, che contenne allora le urne, le spoglie, gli strumenti di tortura e quant'altro atteneva la vicenda del Simonino. E proprio di fronte a noi, mentre ti sto parlando, c'è questa straordinaria ricordo del fascismo, che pur vero cancellata la firma, ma ci ricorda ampiamente Mussolini e quell'epoca. Era il 1938 e ci furono le leggi razziali. Questa fu una vergogna enorme anche in questo paese, soprattutto in questo paese, perché noi normammo l'antisemitismo molto più dei nazisti. Le leggi naziste furono pochissime in realtà, ma le leggi italiane furono oltre 100 fra leggi e regolamenti. E l'ultima è stata abolita agli inizi del 1990, quindi non dobbiamo meravigliarci di nulla, ma purtroppo il germe dell'antisemitismo non smette mai di germogliare. Questa era probabilmente l'area dove viveva la comunità ebraica. Oggi Palazzo Salvadori, probabilmente allora un accumulo di case, un gruppo di casupole dove viveva questa comunità di ebrei ashkenaziti, venivano quasi tutti dal nord, dalla Germania, tranne una famiglia, quella di Angelo, veniva da Verona. Era una piccola comunità, circa 30 persone. Oggi cosa possiamo fare? Possiamo ricordare questa cosa in maniera diversa rispetto alle tre righe che sono apposte a commento del palazzo e a descrizione del palazzo, sono tre miserelle righe, forse una spiegazione un po' più accurata ci starebbe bene, mentre la stele apposta in vicolo dell'Adige è stata apposta lì dopo la recita del Kadish, quindi la cancellazione della Cheren, della scomunica sulla città di Trento, scomunica in termine improprio, insomma, dell'invito a non risiedere nella città di Trento per gli ebrei. Bene, questo invito fu revocato con la recita del Kaddish, con una breve cerimonia. E perché la stella lì? Perché lì presumibilmente correva la roggia e c'era la vasca dove il cadaverino del piccolo Simone fu trovato, impigliato e annegato. Voi sapete che c'è l'esame anatomopatologico fatto dall'allora professor Barbareschi nel 1965, se la memoria non mi inganna, su quello che rimaneva del cadavere del Simonino. Mi raccontava Monsignor Roger che si trattava di un cadavere imbalsamato e anche rovinato dalle tarme, tarmato, rovinato. Però su quei resti, insomma, ci fu questo esame anatomopatologico dove indubitabilmente il professor Barbareschi sostenne la morte per annegamento, probabilmente il bimbo cade nella roggia, batte la testa, ecco la causa dell'origine. Il corpicino fu trovato impigliato in questo slargo, in questa vasca, che poi confluiva nell'Adige, andava a gettarsi nell'Adige, e quindi ecco il perché di quel posizionamento in quello specifico luogo. Per quanto riguarda la memoria del Simonino, forse, ripeto, qualche ricordo un po' più tangibile, un po' più anche illustrativo, anche narrativo, un po' più concreto, forse non ci starebbe male. Per quanto mi consta esisteva una parte degli strumenti che si diceva fossero stati usati per la tortura e fino all'epoca esisteva una parte, questo mi raccontava Roger, Monsignor Roger, una parte del cadavere. Poi con l'atto di decanonizzazione
Roger Don Dante Clauser si incaricarono di seppellire in luogo del tutto sconosciuto e segreto quella reliquia per evitare che su di essa risorgesse il culto e che non si creassero pellegrinaggi o comunque nuovi culti o comunque qualche forma di questa natura. Quindi l'intuizione di Roger e di Clauser fu da questo punto di vista straordinaria e come sempre intelligente e illuminante. Fu fatto un tentativo, ricordo la presidenza, credo fosse quella di Dell'Ai, fatto il tentativo per acquisire la cappella interna al Palazzo Gentilizio, che qualcuno impropriamente, secondo me, afferma essere una sinagoga, comunque un luogo di culto, un luogo di memoria, un luogo di ricordo. Fu fatto il tentativo che però ebbe scarso esito, probabilmente per il prezzo troppo alto richiesto, comunque per ragioni di natura finanziaria, purtroppo non arrivò a compimento. Poi so che ci fu l'interessamento da parte di una comunità ebraica, credo del nord Europa, piuttosto interessata all'acquisto, però stiamo parlando di una comunità probabilmente riferita a movimenti molto estremisti dell'ebraismo europeo. Poi anche quello poi non ebbe più seguito, però ci fu anche questo tipo di tentativo, oltre a quello della provincia, e per il momento poi tutto rimane in sospeso, rimane lì così. E la cosa, credo che adesso la cappella sia nella proprietà di un'agenzia immobiliare. Qui siamo in via, allora via del Fossato Vecchio, dove scorreva questa roggia, dove qui probabilmente abitava questa famiglia. Il fatto che ci fosse che ci sia oggi una sorta di ritorno e di ricerca di conoscenza, tutto sommato non mi stupisce e non mi rattrista nemmeno, perché chiunque cerchi di capire meglio le radici della propria comunità o le parti che la compongono, mi sembra opera meritoria e meritevole. Quanto a immaginare che questo sottenda rigurgiti, io non credo, per le ragioni che dicevamo all'inizio, perché vedi qui c'è qualcuno che probabilmente si esibisce in atti di antisemitismo anche non eccessivamente eclatanti. Qualcuno che la pensa in un certo modo ci sarà pure, però non avverto dentro la comunità trentina una venatura profonda di antisemitismo. La avverto più complessivamente nella comunità nazionale, nella comunità europea. Questo sì, questo spaventa. Spaventa perché il rischio è quello di generare processi emulativi, per cui anche qui potrebbe succedere che qualcuno a un certo punto ritenga doveroso esibire il proprio punto di vista in maniera più eclatante. Però trovare una stretta relazione fra le visite culturali a questa cappella o quella di Palazzo Salvatori e correlarle strettamente ad un, rigurgito antisemita, io su questo ci andrei molto cauto. Viviamo una società molto più laica di quella di 50 anni fa. Non so quanto sia la componente della fede e quanto invece quella dell'interesse culturale, artistico, storico, iconografico e quant'altro. Poi, questa vicenda torna ciclicamente nella storia della città ogni 10-15 anni, riemerge la vicenda del Simonino. Ne parlammo 10 anni fa, ne parlavo 20 anni fa, riemerge perché è un vulnus aperto dentro l'identità complessiva della città. È una ferita forse non ancora del tutto rimarginata, è un momento di riflessione anche su questa comunità, che attraverso quella vicenda perse un'occasione straordinaria dal punto di vista culturale, quella di avere qui una comunità ebraica e quindi di avere un punto di vista diverso, di avere un dialogo, di avere un rapporto molto più aperto e molto più dialogante con chi ti sta vicino, con l'altro. Poi Trento divenne la città del Concilio, quindi della Controriforma. All'inizio del Novecento qui si tenne il congresso antimassonico. Quindi l'idea che questa città sia una Vandea bianca e sia la culla del controriformismo è, se per alcuni versi è giusta, per altri versi spiace, perché questa comunità invece è per sua natura dialogante, perché è una comunità che fa ponte fra mondo latino e mondo germanico, una comunità che dialoga con realtà diverse, quindi è un peccato che si sia un po' privata, per mille ragioni che abbiamo già descritto, che si sia un po' privata del rapporto straordinario
con l'ebraismo, che è di per sé un rapporto molto arricchente e molto costruttivo. Si parlava prima appunto della maledizione che venne emanata nei confronti della città di Trento. Ma in realtà è una cheren, che è un termine abbastanza difficile da tradurre dall'ebraico, è una sorta di interdetto, cioè l'area geografica o il luogo o la persona colpita da questo interdetto che viene emanato dal rabbinato, poi gli studiosi mi correggeranno sicuramente, questo appunto interdisce agli ebrei un luogo, o ai credenti evidentemente, interdisce un luogo o una determinata frequentazione. Ecco, quindi maledizione mi sembra un termine molto forte. Diventa un interdetto, una sorta di non luogo a procedere, ecco, dovessimo dirla tutta. Quell'evento che occorse alla cancellazione di questo interdetto fu una sorta di riconciliazione dell'ebraismo con la città di Trento, una riconciliazione che continua e prosegue pur non essendoci qui una comunità. Quella più vicina è a Merano, poi c'è Verona. Sono peraltro due comunità molto diverse fra loro, molto, come dire, vengono da storie diverse, da radici culturali ebraiche anche diverse, no? Sicuramente quella di Merano è fatta da ebrei di radice prevalentemente tedesca. Poi sai il concetto di Ashkenaz come Germania, come mondo tedesco è un po' perso, no? Come quello di Sefarad, di mondo spagnolo, è un po' perso. Diremo così che la comunità di Merano è sicuramente più vicina alla Mitteleuropa rispetto a quella di Verona, che è sicuramente più vicina all'area mediterranea e latina, anche come culto, anche come esercizio del culto, per quanto quel poco che mi è dato sapere. Io credo che non ci sia nient'altro da dire se non l'auspicio che anche questa vicenda, il ragionarci sopra, il ritornarci, anche il dibattere, anche lo scontro di posizioni diverse, consenta ed aiuti un dialogo. Se non impariamo a dialogare con l'altro, chiunque esso sia, ci chiudiamo dentro un inutile conservatorismo che non porta da nessuna parte e ci impoverisce anziché arricchirci. Tutto qui.